Le prime forme di organizzazione del potere politico, legate al governo di società complesse e all'amministrazione di vasti territori, nascono con le civiltà fluviali della Mezzaluna Fertile, a partire dalla fine del Neolitico. L'idea di Stato, cioè di un'organizzazione politica che controlla un territorio, si afferma con lo sviluppo della città, intorno al 3000 a.C. Le prime testimonianze significative sotto questo aspetto si hanno con la civiltà dei Sumeri, un popolo che, tra il 3200 a.C., l'ultima fase del Neolitico, e il 2800 a.C., si stanziò nella zona inferiore della regione nei pressi dei fiumi Tigri ed Eufrate. Perché la nascita dello Stato è legata allo sviluppo della città? Quella della città è una comunità molto più complessa rispetto alla società egualitaria propria del villaggio neolitico. Nelle città infatti si crearono disuguaglianze economiche, ma anche differenze di diritti e di doveri. Alcune famiglie divennero più ricche di altre, alcune categorie di persone si assicurarono potere e privilegi. Queste disparità diedero luogo ai primi contrasti sociali e fecero nascere il bisogno di un'autorità superiore che, nell'interesse di tutti, distribuisse il lavoro, vigilasse sulle scorte alimentari, risolvesse le controversie, mantenesse l'ordine e la pace. Sorse così lo Stato, un'organizzazione politica retta da un sovrano, difensore della comunità e garante del benessere collettivo. I Sumeri non diedero vita a uno Stato unitario, ma a numerose città-stato, cioè a stati indipendenti costituiti dalla città e da un piccolo territorio circostante. Le città-stato erano governate da un sovrano che deteneva il potere politico e religioso, poiché era re e sacerdote allo stesso tempo. A questa duplice funzione corrispondevano le due sedi in cui si svolgeva l'amministrazione della città, il palazzo del re e il tempio, la Ziggurat, al centro della città.